L'avete voluta, l'avete bramata. E ora? Ora è il momento di impazzire. Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente alla Crazy Locca Pokémon Nero 2, una serie che avete chiesto in tanti, in troppi, ma finalmente, signori miei, siamo qua con questa fantastica Crazy Locca che sarà ancora più pazza di quella precedente. Vi invito fin da subito quindi a lasciare un bel mi piace e a rispondere alla domanda del giorno. E nulla, signori miei, iniziamo subito. Ovviamente la ROM non è che deve fare smettere di fare la stronza, deve sempre buggarsi. Signori miei, non vi faccio vedere il filmato iniziale, quello dove c'è Kyurem Black, insomma, perché mi lagga la vita, cioè tutto il gioco mi lagga. Allora, mentre la professoressa Raglia fa il suo discorso, cosa ho randomizzato? Oltre alla scorsa Crazy Lock, ovviamente, ho randomizzato le stesse identiche cose, se non per una piccola eccezione, che in realtà poi sono 2, 3 o 4 o 5, non mi ricordo. Allora, innanzitutto ho randomizzato le fottutissime abilità, me l'avete chiesto in tantissimi, in realtà la colpa è mia che mi sono dimenticato, dovevano essere randomizzate fin dall'inizio, anche la mia lingua è evidentemente randomizzata perché non riesco a parlare. Sì, oltre ad aver randomizzato le abilità ho randomizzato anche tipo delle mosse, precisione delle mosse, nel frattempo il rivale, come cazzo... Al rivale, visto che Luke, visto che Rocket 25 sta facendo anche lui una Crazy Lock, lo chiamiamo, però ovviamente lo chiamiamo Rocket perché altrimenti non c'è gusto. Olè, perfetto. Vi dicevo, ho randomizzato precisione delle mosse, tipo delle mosse e anche il fattore fisico speciale. Questo vuol dire che potrei avere un idrocannone di tipo erba con 90 di precisione. Speciale, fisico per dire. Come potrei avere una botta di tipo veleno speciale con 30 di precisione. Immaginate che cosa bella, ecco perché vi ho detto che sarà più pazza della precedente. E comunque, signori miei, è primavera, anche se sta per iniziare l'autunno, vita di merda. Game Freak presenta. Dai, fai venire sta scritta che devo fare la cosa figa. C'è la madre. Dai! Ok, nulla da fare. Pokémon versione nera 2. Perfetto, signori miei. Pokémon Nero 2 è uno dei giochi che ho preferito in assoluto, sinceramente, della saga Pokémon. Qua c'ho il telefono che mi dà fastidio. E nulla, signori miei. Che dire? Non vedo l'ora io di iniziare questa serie. Me l'avete chiesta in tantissimi, appunto, e mi state tartassando le balle dalla fine della scorsa Crazy Lock. Ecco cosa dovevo dire, mi stavo dimenticando. In descrizione trovate il download della scorsa Crazy Lock. Avrei dovuto mettervelo prima, mi sono dimenticato. In descrizione potete tranquillamente scaricare la ROM randomizzata che ha usato Creepy Stories. Poi la potete rivendere su eBay e ci fate i milioni. Eccoci qua. Abbiamo nostra madre che raccoglie dei petali per terra. E nulla, ci chiama Aralia se non ricordo male. Pronto? Sì? Cara Aralia, da quanto tempo? È un Pokédex per il mio tesoro? Perfetto! Anche a me piacerebbe che intraprendesse un bel viaggio. Ottimo, allora, se c'è una cosa che non mi piace di questi giochi è l'inizio che è molto lento e molto palloso. Speriamo che la Crazy Lock ce lo faccia diventare un po' più pazzo, insomma. Signori miei, mentre ci accingiamo ad andare a prendere lo starter, vi devo raccontare di un sogno nel cassetto che ho. Signori miei, dopo il ritorno di John Frog, perché sì, è tornato John Frog per chi non avesse visto l'episodio di Pokémon Light Platinum, io voglio il ritorno di merda in questa serie. Per chi non sapesse chi è merda, si vada a vedere la Soling di Pokémon Oro e Argento, episodio... Boh, 9, 10, attorno a lì. Signori miei, hashtag merda per profetizzare il suo ritorno. Io vi dico solo che questa è la terza ROM che randomizzo, perché una era di prova e l'altra l'ho registrato, è venuta male la registrazione, quindi siccome mi ero spoilerato gli starter ho preferito evitare, diciamo, poi magari di fingere come fanno alcuni di cui non faccio il nome. E si diceva appunto nella prima ROM che ho randomizzato è uscito come starter merda di tipo roccia. Pensate un po'. Nel frattempo incontriamo il Rocket, io non mi abbasserò
purtroppo a imitare la sua voce, magari lo farò solo con qualche personaggio più avanti, anche perché devo ancora studiarmi i personaggi per dargli delle belle voci. E comunque, nel caso non ve ne foste accorti, stiamo andando. Tra l'altro, sono curioso di una cosa, ragazzi. Non posso entrare nel centro Pokémon senza Pokémon, giusto? Prima sono stato al centro Pokémon e lì non c'era nessuno di nome Bell, perfetto, perché tu giustamente vai al centro Pokémon e rubi le carte d'identità della gente per controllare se una si chiama Bell. Giusto, non è assolutamente un pretesto per farmi andare dove in realtà è davvero questa Bell, che poi tra l'altro chissà chi cazzo sarà questa Bell, non la conosce nessuno, che è qua appunto, non poteva essere altrimenti, il belvedere di Elisopoli, scommetto che Bell si starà godendo il panorama da lassù. Ecco, magari se vado su e le tiro un calcio e la spingo giù, dite che funziona. No, la ringhiera è troppo alta. E vabbè, parliamole anche se non vorrei. Che bel panorama! Non credi anche tu? Dai, bella, dammi gli starter, non mi interessa. Sul serio. Sì, no, no, raga, non so chi sia Creepy. Voi scrivete nei commenti se lo conoscete perché io sinceramente non ho idea. Piacere di conoscerti, che bello incontrarsi finalmente. Dovrei chiederti un favore, ci aiuteresti a completare Poké 2? Sì. Signori miei. Io. Creepy Stories, sto per vedere gli starter. Ho paura a premere la fottuta X, perché qua sulla mia tastiera X e A. Oddio Marstomp, oddio Marstomp. Oh, non è possibile! No, no, non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci credo. Mew! Ma a parte il clickbait che farò nel titolo, però, cazzo. No, vabbè, sto scherzando. Raga, non è possibile. Soul Silver aveva predetto. Cioè, sinceramente, raga, sinceramente. Avendo comunque un Marshtomp che si evolverebbe al 36. Un Quagsire che ho sempre utilizzato nei let's play e che mi ha rotto un po' le balle. E un Mew, raga. Considerata la difficoltà della Crazy Rock che abbiamo testato, io prendo Mew. Io prendo Mew. Ma non ci voglio credere. Mew. Dal nulla. No, allora, non do i soprannomi. Mi avete detto di dare i soprannomi, però raga, io non sono d'accordo, sinceramente, perché penso che poi perdano di significato. Preferisco non darli per quanto riguarda la Crazy Rock. C'è andato il po'. Ma raga, Mew. Mew, cioè vi rendete conto. Datemi. Fammi aprire sto Pokédex. Dov'è Mew? Datemi Mew. Forse c'è anche da dire che ho solo quello regionale, non nazionale. Però, fermi, fatemi controllare sto mio, vi prego. Così almeno lo metto in sidebar, vediamo un po'. Oddio, volante elettro! Fermi, l'abilità. Aumenta la velocità se c'è un problema di stato. Schianto di tipo ghiaccio, calcio basso di tipo fuoco, grido di lotta di ghiaccio e ca canto antico è tornato, signori miei. No, vabbè, ascoltate, cioè, qua è proprio. È assurdo, le statistiche, fermi. Ok, è un po' lentino però, raga, dai, è OP, non ci posso credere, non ci voglio credere, eccoti qua, quanto pensi di farmi aspettare, scusa, ho trovato Mew se permetti, quindi qual è il tuo primo Pokémon, un Pokémon qualunque ho trovato, raga, non ci credo, io vi giuro, dovrei avere il tuo, io non ho cheatato, dov'è la roba dei cheat, no, no, non l'apro perché faccio casino, ma dopo non li ho messi i cheat, non ho randomizzato per mettere Mew, una cosa assurda. Non ci credo. Cioè, non è uno scherzo, signori miei. Non è uno scherzo. Comunque, adesso ci aspetterà la battaglia col rivale, raga. Mamma mia. Che cosa. No, vabbè. What? Let's see how good a trainer you are. Perché mi parla in inglese? Così dal nulla. Ok, raga, è veramente pazza sta serie. Parte la sfida di Rocket. È pazza, è pazza. Altro che la scorsa Crazy Rock. Parte Rocket Artigiano, attenzione. Luke, fammi. Non mi hai detto di queste tue competenze. Ok, Mew, signori miei. Non lo so, non ce la faccio, veramente. Canto antico. Lui fa acqua getto, noi siamo volante elettro, quindi tranquilli tutti, vero? Ok, perfetto, esatto, non mi fa nulla. Tipo spettro. Ok, proviamo un calcio basso a sto punto. Ma che cazzo fai? Tra l'altro non ho controllato, ragazzi, se le mosse che ho sono. Cosa ho fatto? Ah, gli ho diminuito la velocità, ottimo. A sto punto proverei con uno schianto. Non ho controllato se sono fisico o speciali, perché vi ho appunto detto che cambiano. Cioè,
Ci sono monete sparse ovunque, così se vinco la battaglia, raga, big money. Ok, gli ho fatto più o meno uguale. Il grido di lotta penso che sarà una mossa che non userò mai. E Mew apre a sorpresa Bayem. Attenzione, incredibile. 256 punti esperienza, se abbiamo ovviamente di livello, ma raga, perché sto Bayem qua ci ha boostato a merda. Mamma mia, livello 7, basta Mew però, dai. Cosa? Qualcuno lo fermi per piacere. Non sono riuscito a vincere, non dimenticherò mai. Mamma mia, distrutto. Ho perso, è stata una lotta diversa da quelle con i Pokémon selvatici. Però mi fa piacere sapere che sei un allenatore su cui si può fare affidamento. Bene, io mi metto in viaggio e tu non dimenticare di allenarti duramente, ok? Tu, Bell, mi devi dire qualcosa. Entrambi i Pokémon ce l'hanno messa tutta, però io sapete com'è. Oh Mew. Vabbè, raga, che cosa pazza. Comunque, ragazzi, penso che questo primo episodio lo farò abbastanza corto, quindi lo interromperò a breve. Dopo che Belle, velocizzando, ci avrà mostrato tutte le varie cose. Mi viene il cancro a guardarti, ti giuro. Levati. Vabbè, curami. Caspita, queste cose qua, ragazzi, non le sapevo. Non gioco a Pokémon da 16 anni. E ora di qua, il Pokémon Market, mai visto in vita mia. Fammi comprare delle Pokéball piuttosto. Sei utile, in fin dei conti, sai? Oh, perfetto. Allora, andiamo ed annunciamo a tutto il mondo che Mew è venuto in mezzo a noi. Questa è la nostra madre, sì. Ah, tu devi essere Belle, piacere di conoscerti. Quindi Creepy ha scelto Oshawott. Sì, esatto, proprio lui. Un buon presentimento. Io no, mi sa che mi moriranno più Pokémon in questa Crazy Lock, perché da quanto è pazza. Ops, quasi dimenticavo. Ecco, tieni, sono scarpe da corsa. Oh, perfetto. Vedi che così si ragiona subito. Ti stanno benissimo. Bene, ora ti leggo le istruzioni. Le scarpe da corsa ti permettono di camminare più velocemente del solito. Tenendo premuto il pulsante B, siccome tu non le usi da 16 anni quando giochi a Pokémon, te lo spiego, no? Sorella di Rocket, cosa mi dai? Oddio, mi è schioccata la mascella. La mappa città. Ehi, ma sbaglio o quelle erano due mappacità invece di una? Vorrei portarla. Sì, va bene, basta. Veloci. Veloce. Dai. Ecco, veramente, sul serio, la pecca di Nero 2 è questa. Cioè, troppo prolisso come gioco. Oh, posso andare? Però prima, ragazzi, volevo controllare appunto quella cosa di Mew e poi stoppare. Allora, abbiamo schianto che è speciale, calcio basso che è speciale, canto antico che è fisico. Ora, credo che siano randomizzate a caso, nel senso che una mossa fisica potrebbe volendo anche rimanere fisica, però in questo caso qua evidentemente non è successo. Comunque, signori miei, spero che questo primo episodio della Crazy Lock, seppur breve, vi sia piaciuto. Io spero che sia così, se è così vi lascio un bel mi piace, vi lascio un bel mi piace. Mew mi ha dato la testa, signori miei. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare rispondendo alla domanda del giorno e a iscrivervi al canale. Appunto, rispondete come al solito alla domanda del giorno, che sarà, non lo so, qualcosa di figo perché ho trovato Mew. E che altro? Passate dai social che trovate in descrizione, soprattutto Telegram per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.